Agosto, autodromo di Varano, appena fuori Parma. Uno dei classici venerdì con la valigia pronta sulla scrivania e la testa in aeroporto. Pensavate di partire? Invece no, noi di Icarus 2.0 ne abbiamo approfittato e in occasione del prossimo ER Motorfest vi diamo un assaggio di quello che sarà uno degli eventi di motorsport più innovativi del panorama italiano. In fondo, quando capita di avere una pista tutta per noi? Ho avuto la fortuna di avere un papà appassionato dell'automobilismo che all'età di 6 anni mi ha portato in pista, ha noleggiato un kart. Il titolare della pista ha visto subito, insomma, che Ferdinando andava subito, capiva bene la frenata, la traiettoria. Tutti iniziano dal go-kart per poi, a seconda delle strade, finire in monoposto e in GT, Gran Turismo. Io al contrario ho dovuto iniziare di recente, in quanto i miei genitori non mi hanno mai consentito di correre. Mia mamma ha provato in tutti i modi a farmi fare altri sport, quindi ne ho fatti dallo sci al... mi ha messo a giocare a pallanuoto, windsurf stesso, però la passione per i motori l'ho sempre avuta dentro. Ho iniziato col motocross, mi sono fatto male e allora siamo passate le 4 ruote. Il giorno dopo aver comprato la prima vettura da corsa ho avuto un brutto incidente di motocross che mi ha tenuto 2 mesi a letto e quasi un anno fuori dal qualsiasi tipo di attività fisica. Sì, ma ti ricordo una cosa, ancora quando eri a letto, che eri ancora sotto farmaci probabilmente, la prima cosa che ha chiesto a chi di dovere, cioè Edoardo Berto, la prima domanda è stata: hai comprato la Gallardo? La coprotagonista della giornata è proprio lei, la Lamborghini Gallardo, o come la chiamano i piloti, la bimba. Giù la vettura. Vettura in moto. Ok, andiamo avanti. Una livrea spettacolare, voluta fortemente da Gabriele Murroni di Surf Activity, azienda leader nel settore degli sport estremi e main sponsor del team. Stiamo parlando di una FL2 di ultima generazione. 580 cavalli, traction control e ABS con diverse mappature. Velocità massima 285 km/h a Monza e una frenata che ti consente di scendere a 60 km/h in appena 100 metri di pista. Ok, ho sentito, questa è l'altezza della vettura del Mugello di Imola di Monza. Qui bisogna alzare il profilo della vettura, vale a dire da 85 andare a 87. Montare in macchina non è semplice, c'è un allenamento fisico, hai delle pulsazioni intorno ai 170 battiti al minuto durante una corsa. Hai dei G laterali che arrivano intorno ai 2,5 G, dunque devi allenarti tutta la parte del collo, delle spalle e devi consentire alla tua testa di essere ossigenata, perché se perdi l'ossigeno al cervello, sbagli la staccata, perdi un decimo e nel nostro settore un decimo vuol dire 3 posizioni. L'unica cosa che farei, possiamo togliere compressione dietro che non la spinga in avanti. L'obiettivo è ambizioso, ma abbiamo i piedi per terra per poterlo condurre e portarlo a livello. Dunque, vettura in box. Allora, in questo momento la vettura sta rientrando al box, l'alziamo e faremo un controllo delle barre stabilizzatrici. Il pilota ha chiesto un intervento tecnico perché necessita più motricità e quindi faremo questo intervento sulle ruote anteriori e sulla parte anteriore e sulla parte posteriore. Tiriamo un attimo la barra davanti. Moffa, tiro la barra davanti di 2 tacche. Faremo anche un rifornimento benzina. Mettiamo dentro la vettura 20 litri di benzina, perché questa vettura fa esattamente 1,4 km a litro. Importante creare questo trade union tra la squadra e il pilota. Qui parliamo di gente che ogni giorno si deve svegliare per raffinare il proprio limite. Dunque ogni giorno devi imparare qualcosa di nuovo per essere più forte del giorno prima. Ciccio, dimmi tutto. Sei sicuro di non arrivare a fine corsa?
ragiona con me. Tu non mi puoi chiedere un raggio così e valutare che io lo faccio uguale di qua, è impossibile. Vettura pronta. Si parte. Il team Surf Activity Cars Engineering è guidato dall'esperienza di Edoardo Berto. Prima pilota, dal 68 all'83, e poi preparatore di vetture importanti come Abarth, BMW, Alfa Romeo e Honda, fino allo strepitoso 12° posto nella storica 24 ore di Le Mans del 1996, ottenuto con la Ferrari F40 classe GT1. 20 anni dopo, il sogno è ancora lo stesso: conquistare la gara più leggendaria di sempre. Ci vuole un assetto specifico per queste piste molto lente, perché non devono essere molto reattive, devono copiare molto bene l'asfalto. Uno pensa che l'acceleratore sia la cosa più importante, ma nel caso nostro è la frenata la cosa più importante. Chi è in grado di frenare bene in modo corretto è in grado di mantenere una velocità di curva più alta. Siamo in quattro piloti per questo motivo, perché simuleremo una gara endurance oggi in virtù del nostro futuro. Per fortuna questa simulazione volevo che accadesse proprio con l'acqua. Anche se ti devo dire che le tue macchine sull'acqua volano. Vabbè, insomma, questo è un buon andare dove? Perché è importante poi divertirsi. Cioè, se non si diverte in pista, nel paddock, con le persone che ti seguono, è chiaro che tutto diventa più difficile. Per cui la base di tutto è il divertimento. Ok ragazzi, sarà che abbiamo girato ad agosto, ma mi sembra che la temperatura sia salita parecchio qui. Meglio prendere un po' d'aria e darvi appuntamento all'R Motorfest del 24 e 25 settembre. Un'occasione per accedere agli ambienti spesso off-limits del motorsport e per salire su questo bolide con i piloti del Team Surf Activity. Ci saremo anche noi, ovviamente.